niente, questa serie prosegue all'insegna dell'equilibrio. La partita di stasera ne è ulteriore testimonianza. C'erano delle difficoltà in termini emotivi nell'approccio a una partita come questa, reduci da due vittorie, ma soprattutto con un avversario di fronte che si sta giocando le residue speranze per rimanere attaccati alla qualificazione. Quindi era ipotizzabile che si percepisse la tensione che si è vista soprattutto nei primi 20 minuti. Partite come questa, all'insegna dell'equilibrio, come inevitabile, sono decise dagli episodi. Come detto alla squadra, è determinante rimanere uniti, concentrati e cercare di limitare al massimo gli errori, quelle piccole imperfezioni offensive e difensive che ti possono costare la partita. E stasera Sassari è stata sicuramente più cinica di noi, soprattutto nel quarto periodo, nonostante che il nostro vantaggio sembrava poterci dare il margine per controllare la partita, trovare sempre la giocata giusta per portare a casa la vittoria. E adesso niente, dobbiamo semplicemente rinnovare energie fisiche, tecniche e mentali per approcciarci alla prossima trasferta di Sassari, consapevoli che dovremo gestire anche l'emergenza dell'infortunio di Hackett e trovare risorse all'interno della squadra per riuscire a giocare una partita di alto profilo.